Benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo come disegnare la struttura di un corpo umano. Mi è stato richiesto dal nickname Join the Game. Volevo anche ricordarvi che io ho già realizzato un video dove vi mostro come disegnare un corpo umano secondo le proporzioni dei canoni classici e lo trovate alla fine di questo video. Effettivamente ci voleva anche un video dove vi mostrassi come disegnare una struttura di un corpo umano, magari in movimento, oppure vari schemi per iniziare ad abbozzare un corpo umano. Allora, iniziamo da quello più semplice, e cioè quello di tracciare una linea in questo modo. Marcherò molto la matita così vedete bene nel video. Successivamente abbozziamo la testa attraverso il classico uovo. Per disegnare le spalle e il bacino possiamo tranquillamente e semplicemente disegnare un 8, così, guardate, in questo modo. Vedete? Oddio, deve essere un po' più largo, così. Ecco. Questo schema permette già di avere, anche se qua dobbiamo fare un po', mi sono avvicinato un po' troppo alla testa, giustamente ci vuole lo spazio per il collo. Questo schema qui permette già di abbozzare il corpo umano e adesso vi mostro come. Innanzitutto, quando disegniamo un corpo umano, è sempre importante tenere presente i punti di giuntura, le zone di giuntura, come ad esempio le spalle. Vedete dove io abbozzo con delle palline, facciamo le braccia, un altro punto di giuntura, le gambe, che possiamo tracciare con delle linee. Questo schema ci permette quindi di costruire un corpo in questo modo. Anche qui abbiamo delle zone di giuntura. Ricordatevi che il femore è l'osso più lungo del corpo. Guardate come sto disegnando una figura umana attraverso questo semplice schema. Vi dovete un po' esercitare magari a realizzare l'otto in maniera precisa. Quindi, riassumendo, disegniamo l'otto in questo modo. Io ricalco bene per mostrarvelo al video, una linea così per fare il collo. Ecco qua. Allora, questa è la testa, le zone di giuntura, qui. Anche qua. Così, così e così via. Questo è un semplice schema per disegnare la figura umana. E se non vi piace lo schema dell'otto per creare la struttura del corpo umano, possiamo realizzarne anche uno più semplice. Ad esempio, possiamo partire in questo modo da una linea. Dipende anche un po' da voi, da come siete sciolti, perché io ad esempio sinceramente non utilizzo più questi schemi, perché ormai riesco, dopo aver disegnato per tanto tempo, riesco a disegnare direttamente senza. Questo è molto relativo.
Tenete sempre presente che quando disegnate la figura umana, proporzionalmente deve essere 8 volte la sua testa. Questo lo spiego in quel video di cui vi ho parlato prima, che ho realizzato. Allora, ritorniamo a noi. Anche questo, che sembra un banale omino, facciamo così, poi facciamo così, sembra un banale omino con delle semplici linee, può aiutarci a creare un disegno del genere. Assomiglia un po' all'omino di legno che non ho qui, poi vi mostrerò un altro video, ce l'ho nello studio. Quindi qui abbiamo la struttura del nostro omino che possiamo man mano trasformare in un soggetto. Ecco, è ancora un abbozzo, è da completare, però è giusto per mostrarvi come da due linee è possibile creare la struttura di una figura umana. Anche questa è un'altra struttura utilizzata spesso nei disegni, quello di tracciare una linea così, abbiamo sempre l'ovale che sarebbe la testa, facciamo un triangolo, adesso facciamo un triangolo che sta ad indicare la larghezza delle spalle, mentre con quest'altro triangolo sta ad indicare quella del bacino. Ovviamente dobbiamo sempre aggiungere i punti di snodo, ecco, in questo modo. Questo è uno schema anch'esso abbastanza utilizzato. Poi da qui potete iniziare a realizzare la figura del corpo umano abbozzandola. Decidete se disegnare il corpo maschile, quello femminile, ovviamente quello femminile un po' più rotondetto in confronto a quello dell'uomo più spigoloso, che ha le spalle più larghe. L'uomo è il deltoide che si vede di più in confronto a quello di una donna. Avete visto come grazie a questo schema è possibile abbozzare la struttura di un corpo umano. Vi ricordo che comunque sotto al video trovate il link della lezione su come disegnare la figura umana. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Se volete seguirmi su Instagram mi trovate su hashtag ubaldo.info e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!